Teresa, e sì, soprattutto cercheremo di portare di sera in sera tanti piatti nuovi affinché... Sì, sì, è la verità. Voi entrate nelle nostre case, ci fate tanta compagnia e ogni giorno ci sorprendete con le cose belle. Grazie, cara Maria, ecco. Teresa, continua a seguirci che tra poco faccio il riepilogo. Ma io faccio un saluto a tutti i telespettatori. Grazie. Quello che voglio dire è che come mai qua non si vede quel programma? E ancora, vieni qua. Che la gente vede, però qua non si vede. Intanto, cara, io lo segnalo sempre. Studio 3 ad Acri. Studio 3 ad Acri. E non lo volevo fare per trovarlo, perché abbiamo visto, ma... Non riesco a trovarlo anche col telecomando, niente. Io lo segnalo, lo sto segnalando sempre ad Acri, non si vede Studio 3. Sì. Cercate di fare qualcosa, va bene. Ma benissimo, cara Maria Teresa. Io sono con te e la tua famiglia tanto. Grazie. Ragazzi, a tutti i telespettatori. Grazie, cara Maria Teresa. E buona continuazione. Grazie, un bacio grande. Ciao. Intanto ciao. Che cosa hai fatto tu, cara? Allora, col sacchetto a poche l'ho messa in per lungo a strisce di circa 5-6 cm. Delle striscioline. E le ho messe in forno a 200 gradi. Madonna mia, mamma Antonio, ma che c'è? Che succede? Stasera voglio vedere chi mi fa l'assicurazione a me, però. Hai ragione, non si, abbiamo avuto dei problemi l'altra sera, nessuno è riuscito, nessuno, insomma. Ci hanno visto in tanti, per fortuna, però diciamo che qualcuno non è riuscito a vederti, assolutamente sì, hai ragione. Primo. Sì, caro Antonio. Un abbraccio fraterno all'amico Michele. Beh, anch'io. Una tiratina d'orecchie a Christophe, che sabato ho girato tutto il mercato di Vibo e non l'ho trovato. Ma Christophe in questi giorni è col marziano, capito? È un po' così, un po'. Il marziano l'ho trovato, a Christophe no. Ah, c'era il marziano al mercato, l'hai trovato? Il marziano c'era al mercato. Comunque ci ha rimesso lui, io avevo una cosa per lui. Ecco, ci ha rimesso, ecco. Pazienza. Domani sera sarà qui lui sul campo di battaglia e potrai dirglielo direttamente, va bene caro Antonio? Sì, speriamo di prendere la linea. Assolutamente. Assolutamente sì. Sì, ragazze, Un affettuoso saluto alla signora Mary Pizzitana. Ma hai visto che l'ha chiamata e ti ha fatto tanti complimenti. Caro Antonio, io devo quasi andare con il riepilogo, saluto te, la signora Elda e ci vediamo in questa settimana. L'appuntamento con me giovedì. Giovedì tutti quanti qui a guardare Antonio, va bene? Ciao, un piacere. Presto, ciao. Ciao, caro Antonio. Buonasera. Grazie. Buonasera. E andiamo non con avevo il capito quell'Antonio riepilogo in voltini di prosciutto. 200 grammi di prosciutto cotto, 3 uova, 60 grammi di mandorle, 60 grammi di formaggio, cannella, olio di semi, sale, pepe, formaggio morbido. Leggili piano piano, cara Chiara, e spiega il procedimento. Allora, abbiamo preparato la farcia con del formaggio morbido, formaggio grattugiato, cannella, mandorle tritate, sale e pepe. Abbiamo riempito le fette di prosciutto, le abbiamo panate e fritte. Ecco qua, prendete carta e penna, scrivete, così non manca nessun ingrediente e potrete fare anche voi questi piatti comodamente nelle vostre case. Andiamo con il primo piatto. Leggili piano piano. Penne con radicchio e salsiccia. 320 g di penne, 400 g di radicchio, 150 g di salsiccia, mezza cipolla, vino bianco quanto basta, 50 g di pistacchi, 60 g di pane raffermo, sale e pepe. Allora, facciamo risolare la cipolla tritata con l'olio. Aggiungiamo i pistacchi tritati e sfumiamo con del vino bianco. Aggiungiamo la salsiccia e lasciamo insaporire per bene. E infine aggiungiamo il radicchio sbollentato e raffreddato per bloccare la cottura. E aggiungiamo il nostro sugo. Mantechiamo mettendo la mollica di pane raffermo alla fine. Benissimo, speriamo che le nostre amiche da casa abbiano scritto tutti gli ingredienti, carta e penna, regia, lasciamola ancora qualche istante, così almeno potranno prendere gli ingredienti. Il procedimento la nostra Chiara l'ha spiegato. Andiamo con il secondo piatto. Prego. Spiedini filanti di carne e verdure grigliate. 500 g di scaloppe di suino, 2 zucchine, 1 melanzana,
200 g di scamorza affumicata, 2 uova, 100 g di panura, olio, sale e pepe. Oh, scrivete tutti gli ingredienti. Sono qui con carta e penna, scriveteli tutti con calma. Cara Chiara, spiega il procedimento. Tagliamo le verdure e le grigliamo. Tagliamo la carne a listarelle e la scamorza anche a listarelle. Riempiamo questi fagottini come da formare un panino imbottito e poi le mettiamo su uno spiedino a forma di fisarmonica. Le impaniamo in un pane profumato fatto con sale, pepe, formaggio e olio e le inforniamo a 180 gradi per 10 minuti circa. Benissimo, avete scritto gli ingredienti, andiamo con l'ultimo piatto. L'ultimo piatto, eccolo qua. Mancano le lingue di gatto che sono in forno. Sono in forno, andiamo a controllarle, sono quasi pronte. Magari prima diamo gli ingredienti per lo zabaglione, le teniamo ancora un minutino e poi dovremo toglierle. Zabaglione con lingue di gatto. Per lo zabaglione, 4 tuorli d'uova, marsala quanto basta, 150 g di zucchero, cacao amaro. Usiamo un procedimento molto delicato, sbattiamo per bene le uova con lo zucchero e facendo attenzione a farle diventare spumose. E aggiungiamo 6 cucchiai di marsala e le mettiamo a bagnomaria a far addensare per bene. Lo togliamo dal fuoco, mettiamo nelle coppette e spolveriamo di cacao. Per le lingue di gatto... Adesso aspetta che facciamo vedere lo zabaglione dove l'abbiamo messo. Intanto tiriamo fuori dal forno le lingue di gatto. Non sono buone. Che poi rimetteremo nel forno e completeranno la cottura. Per le lingue di gatto, 4 albumi, 100 g di farina 00, 100 g di burro, 100 g di zucchero a velo, vanillina. Prego, eccole qua. Allora, eccole qua. Che cosa abbiamo fatto? Dovrebbero stare ancora un po' in forno, ma il tempo non ha importanza. Spieghiamo velocemente il procedimento. Allora, non possiamo, Chip e Chop, ferme! Alla prossima con Chip e Chop, domani sera alle 20 se vorrete. Masterchef è sempre qui. Grazie Vanessa e grazie Chiara. Buonasera.